Parliamo oggi di una sentenza della Cassazione civile, la numero 31.235 del 2018, che è stata depositata il 4 dicembre di quest'anno. È molto importante perché affronta il tema del dimensionamento del danno di carattere patrimoniale, con precipuo riferimento al caso di un macroreso, in particolare di un bambino nato in una fattispecie che possiamo annoverare tra quelle cosiddette di malpractice, nato con una grave invalidità, appunto al 100%, per una ipossia cerebrale subita al momento del parto. Ovviamente i genitori agivano in giudizio davanti al Tribunale di Mantova e poi proseguiva questo giudizio anche in Corte d'Appello per far valere sia il proprio diritto al risarcimento del danno di natura non patrimoniale, quali i prossimi congiunti appunto del macroleso, sia il danno ovviamente del bambino, sia il danno di natura patrimoniale conseguente all'evento avverso de quo. Ora, la sentenza è interessante perché scende nel merito dei criteri di computo e di calcolo del danno patrimoniale che riguarda fattispecie come questa, quindi evidentemente di un minore, in cui questo danno patrimoniale, che potrà articolarsi evidentemente come danno emergente o come lucro cessante, viene a prodursi in realtà non immediatamente, ma anche per ipotesi a distanza di mesi, se non addirittura di anni, da quando si verifica l'evento dannoso, nel caso di specie, evento dannoso è coinciso con la nascita del bambino. Ora, nella fattispecie, fa notare la Corte di Cassazione, ci si trovava di fronte a un danno patrimoniale di natura, diciamo così, emergente, che era evidentemente quello delle spese sanitarie che i genitori si sono trovati ad affrontare per effetto dell'evento avverso, e un danno patrimoniale qualificabile invece come lucro cessante, però futuro. Perché? Perché ci riferiamo evidentemente al fatto che quel bambino, proprio in quanto macroleso, non sarebbe mai entrato nel mondo del lavoro e quindi non avrebbe mai cominciato a produrre il reddito che invece comincia a produrre qualsiasi soggetto sano, mediamente, ovviamente, che completato l'iter del ciclo della scuola dell'obbligo si affaccia appunto dopo i 18 anni o immediatamente nel mondo del lavoro oppure dopo un percorso universitario. Bene, la Corte di Cassazione cosa dice? Distingue innanzitutto le due ipotesi. Una prima categoria è quella di danni patrimoniali che si stanno già producendo, che stanno già maturando i loro effetti nel momento in cui si procede alla liquidazione e che continueranno a prodursi in futuro. Tipico è il caso proprio delle spese sanitarie di assistenza. La seconda categoria invece afferisce a quei danni di natura patrimoniale che, pur essendo altamente probabili nel loro verificarsi, cioè pur essendo altamente verosimile che in un futuro più o meno lontano cominceranno a prodursi, tuttavia non hanno ancora iniziato a generare i loro effetti negativi nel momento in cui si procede alla liquidazione. E qui evidentemente dovremo far rientrare proprio il danno del minore, il danno patrimoniale da lucro cessante per ritardato ingresso, addirittura per non ingresso in realtà nel mondo del lavoro. Allora, partiamo, dice la Cassazione, suggerisce la Suprema Corte, dalla prima categoria di danni patrimoniali che abbiamo enunciato, cioè danni che si stanno producendo già nel momento in cui il giudice procede con la loro liquidazione. Ebbene, questa categoria può essere a sua volta suddivisa in due sottocategorie, o meglio, può essere suddivisa in due metodologie di calcolo. Quindi, ripetiamo, stiamo parlando del danno patrimoniale che si sta già producendo nel momento della liquidazione e che continuerà a prodursi presumibilmente in futuro. Il primo metodo è quello di moltiplicare
l'importo annuo del danno per il numero di anni per i quali il pregiudizio verosimilmente si produrrà. Quindi si prendono le spese annue a cui è sottoposta la vittima dell'evento e le si moltiplica per il numero presumibile di anni di sopravvivenza della vittima primaria, appunto. Il secondo metodo è quello che consiste nel moltiplicare l'importo del danno per un coefficiente di capitalizzazione anticipata. Qual è la differenza tra questi due metodi? È la seguente: se il giudice sceglie il primo metodo, cioè, ripeto, moltiplicare l'importo annuo delle spese per il numero di anni per i quali il pregiudizio verosimilmente si verificherà, allora deve anche fare un ulteriore passaggio, e cioè deve operare il cosiddetto, applicare il cosiddetto sconto matematico o commerciale. Che cos'è lo sconto matematico o commerciale? È il compenso, tra virgolette, spettante a colui che paga, che salda, che onora un debito prima della scadenza, e lo deve fare in base alla nota formula che consiste nel moltiplicare il capitale, quindi in questo caso evidentemente le spese annue, per il saggio di sconto, e procedendo poi a dividere il prodotto così ottenuto per il tempo di anticipazione espresso in dodicesimi. Ora, non entriamo qui in dettagli matematici che rischierebbero di ingarbugliare tutta la questione, anche perché si tratta evidentemente di, come dire, applicazioni pratiche che poi possono essere tranquillamente effettuate con calma, caso per caso. Quello che conta è essersi impadroniti del concetto. Se abbiamo scelto la prima modalità di calcolo, quindi una modalità per così dire grezza, prendere le spese e moltiplicarle per il numero presumibile di anni di sopravvivenza, dobbiamo avere un'accortezza, e cioè dobbiamo applicare il cosiddetto sconto matematico commerciale. Perché? Perché se la controparte, che dovesse per ipotesi essere condannata a risarcire la vittima, paga, come si ritiene di solito per effetto di una sentenza esecutiva, subito, evidentemente ti sta pagando, cara vittima, dice in sostanza la Cassazione, ti sta pagando il debito con molto anticipo rispetto al momento in cui il danno si sarebbe effettivamente prodotto. Se invece, e siamo sempre nel campo dei danni che già si stanno producendo nel momento della liquidazione e che continueranno a prodursi in futuro, se invece viene applicato il metodo del coefficiente di capitalizzazione, non bisogna fare nessun tipo di riduzione. Perché? Perché evidentemente, ogni qualvolta si moltiplica una determinata somma annuale per un coefficiente di capitalizzazione, il valore che viene restituito da questa operazione ingloba già al suo interno il cosiddetto calcolo dello sconto. Parliamo ora della seconda categoria di danni di natura patrimoniale, che non è più quella delle spese che si stanno, diciamo così, producendo già nel momento in cui si procede alla liquidazione, ma piuttosto è quella dei danni che non si stanno producendo, ma si produrranno in un futuro di là da venire. E qua abbiamo detto, entrerà a pieno titolo la categoria del danno patrimoniale da lucro cessante. Quindi il minore, per ipotesi, non sta certamente subendo nel momento storico in cui viene liquidato il danno dal giudice il danno medesimo, ma si presume che con alta probabilità subirà questa perdita nel futuro. Cioè, nel momento in cui dovesse diventare maggiorenne, continuerà evidentemente, a cagione del suo grave stato di invalidità, a non poter fare alcun tipo di attività lavorativa, e quindi sarà evidentemente minorato da un punto di vista patrimoniale rispetto alla situazione che avrebbe invece vissuto da persona sana. Bene, in questi casi, dice la Corte,
Bisogna tener conto comunque dello scarto temporale che esiste tra il momento in cui il giudice opera la liquidazione e il momento in cui invece, il momento quindi successivo, in cui il danno invece inizierà a prodursi. Ora, in questa ipotesi, dice e suggerisce la Corte di Cassazione nella sentenza che stiamo commentando, sarà necessario che cosa fare? Sarà necessario, per esempio, innanzitutto capitalizzare il danno futuro con la stessa metodologia che abbiamo visto utilizzata per la prima categoria di danni patrimoniali, cioè sostanzialmente per il danno emergente delle spese. Quindi tu capitalizzi queste spese, cosa significa? Che fai un'operazione aritmetica in virtù della quale ottieni la dimensione di questo danno patrimoniale come se dovesse esserti pagato subito. Quindi tu moltiplichi certamente per il numero di anni futuro, però allo stesso tempo poi capitalizzi perché? Perché il danno ti viene ristorato oggi. Quindi ti viene ristorato oggi un danno che in realtà tu non hai ancora subito. Tuttavia, aggiunge la Corte di Cassazione, questo non è sufficiente quando si parla di danno patrimoniale da lucro cessante. Oltre alla capitalizzazione, di cui abbiamo testé parlato, quindi che consisterà evidentemente nella moltiplicazione del reddito che si presume potrà essere perduto, per esempio il triplo della pensione sociale, per il coefficiente di capitalizzazione, bisognerà anche fare un ulteriore passaggio. E l'ulteriore passaggio è la utilizzazione anche di un coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata. Perché? Perché tu non stai solo capitalizzando il danno futuro che il minore subirà a partire, facciamo, dai 18 anni di età, ma stai anche facendo, devi fare anche un ulteriore calcolo, un ulteriore computo, e cioè devi tener conto del fatto che questo danno che hai capitalizzato al minore verrà liquidato non nel lontano futuro del compimento, per ipotesi, suoi 18 anni d'età, ma diciamo immediatamente o comunque nel momento della liquidazione o comunque nel momento della condanna. Allora, quell'importo che tu hai ottenuto attraverso la capitalizzazione lo devi ridurre attraverso l'impiego di appunto quello che la Corte definisce coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata, il quale restituisce il valore attuale di un euro pagabile solo fra n anni, fra un certo numero di anni. Ora, proprio per effetto dell'applicazione di questi principi alla fattispecie de quo, la Corte giunge a cassare la sentenza impugnata perché? Perché il giudice a quo si era limitato a moltiplicare il presunto reddito che la vittima avrebbe percepito se fosse rimasta sana per il numero di anni lavorativi sperati, ma aveva poi trascurato sia di attualizzare questa cifra con il metodo della capitalizzazione, sia di ridurre poi la somma ottenuta applicando il metodo della capitalizzazione, con l'ulteriore applicazione, quindi con quell'ulteriore e secondo passaggio, che consiste nell'applicazione del coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata nei fanciulli. Quindi, ricapitolando, possiamo dire che nel momento in cui noi, operatori del settore, ci troviamo ad operare questi conteggi estremamente delicati perché stiamo parlando di danni estremamente importanti che possono raggiungere consistenza veramente notevole, quindi possono superare tranquillamente il milione di euro, dobbiamo aver cura di far ricorso
questi coefficienti di cui ci parla la sentenza della Corte di Cassazione, siano essi il coefficiente di capitalizzazione piuttosto che il coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata nei fanciulli, che però diventano realmente determinanti. Teniamo presente anche questa cosa. Per questa tipologia di danni, il grosso del risarcimento spesso non coincide con il danno di natura non patrimoniale che otteniamo applicando le note matrici di calcolo delle tabelle milanesi, ma consiste invece piuttosto proprio nel danno di natura patrimoniale. Cioè la parte più corposa di questa tipologia di risarcimenti diventa sovente proprio il danno di natura patrimoniale, che consiste in quelle spese che vita naturale durante la malcapitata vittima, o meglio, i prossimi congiunti evidentemente della malcapitata vittima, si vedono costretti a sopportare. Coincide altresì con quella deminuzio data dal fatto che la povera vittima, proprio in quanto afflitta da una grave incapacità lavorativa, oltre che evidentemente a un grave danno biologico, non potrà più svolgere nel corso della sua esistenza irrimediabilmente, diciamo così, devastata da un evento lesivo che evidentemente è da considerarsi gravissimo, proprio perché stiamo parlando di danni estremamente gravi. Ecco, quindi direi che possiamo tenere come punto di riferimento per la tematica del calcolo del risarcimento del quantum questa sentenza 31.235 del 2018, ricordandoci sempre che nell'ambito di queste tipologie di azioni risarcitorie il momento dell'entificazione del danno è cruciale. Troppo spesso si privilegia l'aspetto del danno non patrimoniale a discapito invece della stima adeguata del danno patrimoniale, dimenticando quello che ho testé affermato, cioè che in realtà il danno patrimoniale si rivela molte volte come la parte più corposa, più importante, diciamo così, più grossa proprio da un punto di vista monetario, di quel complesso, diciamo così, risarcimento che coinvolge e, come sappiamo, involge due precise categorie che sono quella del danno appunto di natura non patrimoniale e del danno di natura patrimoniale. Detto questo, quindi, in attesa di eventuali sviluppi e di altre sentenze che possono essere degne di segnalazione, io direi che questa può essere considerata come il punto di riferimento e il faro da oggi in poi per un adeguato calcolo, per un'adeguata stima di questa tipologia di risarcimento.